Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui, e se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti domenica 24 marzo 2024. Quest'oggi festeggiamo la solennità della Domenica delle Palme. Abbiamo ascoltato il Vangelo tratto da San Marco, capitolo 11, versetti 1-10. Continuiamo la nostra lettura e meditazione del libro di San Manuel Gonzales, e anche se non dirò nulla in riferimento alla solennità di oggi, perché non potrei fare tutte e due, credo che questo testo che stiamo meditando sia un'ottima preparazione a questa Settimana Santa che ormai inizia. A partire da domani avremo lunedì santo, martedì santo, fino ad arrivare al Triduo, giovedì, venerdì e sabato santo. È la settimana più importante di tutto l'anno liturgico. La Domenica delle Palme proprio apre, no? Questa Settimana Santa. Ecco, e noi vivremo questa Settimana Santa accompagnati da questo bellissimo libro che ci fa sentire tutto l'anelito che questo Vescovo Santo aveva nei confronti dell'Eucaristia. Ecco, noi vivremo il Triduo della Pasqua, e la Pasqua, la settimana dopo la Pasqua, lo vivremo proprio accompagnati da questo testo, che è veramente molto molto importante, come penso abbiate potuto tutti constatare. Continuiamo la lettura. Io sto leggendo il racconto del primo tabernacolo abbandonato che ha cambiato la vita a San Manuel, tratto da un altro famoso suo libro che si intitola Anche se tutti, io no. Ecco, andiamo avanti in questa lettura. Quindi siamo arrivati dove appunto lui incontra questo tabernacolo abbandonato e abbiamo concluso ieri proprio con questa espressione: anche se tutti ti abbandonano, io non ti abbandonerò. No? Questa espressione che San Manuel muta da San Pietro e dice: avevamo visto, questo amore non assomiglia a nessun altro amore. Ecco, adesso andiamo avanti e vediamo. Cosa dice? Di me vi dirò che quella sera, in quel momento di tabernacolo, intravidi per il mio sacerdozio un'occupazione che prima non avevo sognata. Per i miei entusiasmi intravidi un'altra poesia che prima mi era sconosciuta. Credo che gli svanirono le mie illusioni di parroco, di un popolo con usanze patriarcali e semplici, con la mia vocazione di Don Sabas. Ecco, Don Sabas è un personaggio della letteratura spagnola, un esempio, potremmo dire, tradizionale di parroco. Essere parroco di un popolo che non ama Gesù, per amarlo io, per tutto il popolo. Molto bella questa frase. Prosegue. Spendere il mio sacerdozio nel badare a Gesù in quelle necessità che la vita del tabernacolo gli ha creato. E quindi,
quindi, lui scrive, alimentarlo con il mio amore, riscaldarlo con la mia presenza, intrattenerlo con la mia conversazione, difenderlo contro l'abbandono e l'ingratitudine, procurare sollievo al suo cuore con i miei santi sacrifici, servigli da piedi per portarlo dove lo desiderano, da mani per dare elemosine nel suo nome anche a coloro che non lo amano, da bocca per parlare di lui e consolare per suo mezzo, e gridare a suo favore quando si impegnano a non sentirlo, fino a quando lo ascoltino, lo seguono. Scrive: che bel sacerdozio, punto esclamativo. E se non accettano, sentite, e se non accettano la mia amicizia, perché li porta lui, né i miei soldi, perché li do nel suo nome, e mi chiudono le porte, punto di domanda, risposta, non importa. Sempre a Gesù e a me resterà la consolazione di tenere aperta almeno una porta, due punti, lui quella del mio cuore e io quella del suo. A me sembrano queste righe che abbiamo letto veramente incredibili, bellissime. Un nuovo programma di vita sacerdotale. San Manuel non cade in depressione. Avrebbe avuto tutti i diritti di farlo. Giovanissimo sacerdote, mandato in una parrocchia che di parrocchia c'è solo il nome, senza nessun fedele, con una chiesa abbandonata, mezza diroccata, sistemata ma messa male, abbandonata, sapete una cosa, una realtà abbandonata è abbandonata, sì, magari l'avranno anche risistemata, però era abbandonata. Un tabernacolo inguardabile, tanto era conciato. Don Manuel si sarebbe potuto ribellare, come dice lui, e dire no, io qui non ci rimango, vengo via, vado via, non posso stare qui, è impossibile, impazzisco, avrei potuto dirlo, e chi gli avrebbe dato torto? Avrebbe potuto dire al vescovo: guardi eccellenza, mi spiace, lei o mi ha mandato lì per castigo o lei non era a conoscenza della situazione o lei pensava che io fossi santo curato d'Ars, non lo so. Ma nessuna delle tre va bene, quindi io lì non ci rimango, vengo via, mi trasferisco altrove. Avrebbe potuto inacidirsi, incattivirsi, arrabbiarsi, avvilirsi, ripiegarsi, demoralizzarsi, rinchiudersi in un mutismo, fuggire. Come aveva fatto, come faceva l'altro parroco, no? Che stava lì meno possibile e andava altrove. Non ci voleva stare nessuno. Invece, come vi ho già detto quando abbiamo meditato Santa Teresa, San Manuel scopre la sua vocazione nella vocazione. Avete visto? Questo è un esempio classico, proprio paradigmatico, di cosa vuol dire scoprire la vocazione nella vocazione. E lui lo descrive molto bene. Quella sera, bella questa espressione, in quel momento di tabernacolo, intravidi per il mio sacerdozio un'occupazione che prima non avevo sognata. Vedete? La vocazione nella vocazione. Un'occupazione, un qualcosa da fare. Va bene, non aveva da doversi mettere lì a fare la catechesi, la predicazione, il rosario, l'aurora, i canti con la gente, no, perché non c'era nessuno. Lui scopre un'altra attività, un'altra occupazione,
che neanche aveva sognato, immaginato minimamente. Ecco, sentite che bella, intravidi un'altra poesia. Ogni uomo, ogni donna ha bisogno di una poesia per cui vivere. Se la nostra vita non ha una poesia per cui vivere, noi sentiamo tutta l'inutilità del nostro vivere. E infatti, guardiamoci attorno. Tutti sono alla ricerca di una poesia per cui vivere. Pochi la trovano. Se non la trovo, la mia vita diventa una, non so dirvi, una nenia, una filastrocca banale. Diventa una ripetizione di parole vuote, ma non una poesia. Quando uno scopre, intravede la poesia per cui vivere, questa ragion d'essere, noi siamo chiamati ad essere dei poeti. Siamo chiamati ad essere dei poeti che cantano con la loro vita, con la loro parola, con i loro scritti, cantano la propria poesia. E ognuno c'ha la sua. Ognuno c'ha la sua poesia. Ed è chiamato per tutta la vita a cantare quella poesia, che poi la deve sistemare, aggiungere, animare, cambiare, correggere. Ci vuole una vita intera. E così alla fine, quando morirà, consegnerà all'umanità, alla Chiesa, la poesia che lui ha scritto. Quell'unica poesia che per tutta la vita ha continuato a scrivere. Questi sono i santi. San Manuel scrive la sua poesia. Santa Teresa ha la sua poesia. San Giovanni della Croce ha la sua poesia. San Giovanni Bosco ha la sua poesia. Ma sono tutti dei meravigliosi poeti. Per una poesia si può dare la vita. Quando c'è una poesia che rende ragione al mio svegliarmi mattina e andare a letto la sera, allora vale la pena vivere. E se anche sono rinchiuso in una cella, e se anche sono bloccato in un letto, e se anche sono, se c'è una poesia per cui vivere, si vive, e si vive meravigliosamente. La poesia nessuno ce la può strappare dal cuore, solo noi possiamo decidere di non scriverla, non seguirla, perché sapete, hai l'intuizione poetica, ti viene l'ispirazione, ma poi se non ti metti a scriverla, niente. Lui invece l'intuisce, la scrive, non rimane attaccato ai suoi sogni, che sono già andati tutti in fumo, quindi non rimane attaccato, li lascia andare, dice vabbè, quelli niente, erano i miei sogni, sono andati. Adesso seguo la poesia che mi dà il Signore, quelli erano i miei sogni, i reali. Adesso il Signore mi offre una poesia, una vera poesia, da scrivere qui, in questo paese, dove nessuno viene e dove sono chiamato a girare la testa dall'altra parte, a guardare ad est. Scrive, svanirono lì, in quel luogo, in quel momento di tabernacolo, davanti a quel tabernacolo nasce la poesia della sua vita, e lì svaniscono tutte le illusioni di parroco, un sacerdote novello a cui il Signore toglie tutte le sue illusioni, a partire da quelle di essere parroco in quel modo, di un popolo con usanze patriarcali e semplici, con la mia vocazione da Don Sabas, no? Da questo tradizionale parroco, no? Via, salta tutto, tu sarai parroco, ma in tutt'altro modo, eserciterai sì il tuo sacerdozio, ma in tutt'altra maniera. È una storia avvincente, incredibile. Quindi essere parroco, ecco che scopre la sua nuova poesia, la vera poesia della sua vita. Essere parroco di un popolo che non ama Gesù,
E uno dice, come fai a essere parroco di un popolo che non ama Gesù? È una contraddizione in termini. Tu sei parroco di coloro che amano il Signore. No, io sono parroco di una parrocchia dove non si ama Gesù. Capite? Lo ripeto. Sono parroco di una parrocchia dove non si ama Gesù. Sono sacerdote di fedeli che non amano Gesù. Scritto lui, Essere parroco di un popolo che non ama Gesù. Sono sacerdote di fedeli che non amano Gesù. Sono parroco di fedeli che non amano Gesù. Ok, virgola. Per amarlo io, per tutto il popolo. Questi fedeli, questi parrocchiani che ho, non amano Gesù. Benissimo, io sono il loro parroco. Perché lo sono? Per amare io Gesù, per loro. Ecco la poesia, ecco la sua vocazione e la vocazione. Gesù, io ti amo per questi miei fedeli che non ti amano. Io ti amo per questi parrocchiani che non ti amano. Ti amo io. Io ti amo, vedete ovunque voi siete, per coloro che dovrebbero amarti e non ti amano. Ci sono io. Attenzione, va ancora più a fondo. Spendere il mio sacerdozio nel badare a Gesù. Ma vedete questo sacerdote novello come tratta Gesù? Come se lo avesse lì in carne ed ossa. Come se avesse lì una persona che gli parla, che lo guarda, come se avesse lì un amico. Perché era così veramente. La presenza reale, che poi vedremo nei prossimi giorni che lui ne parlerà, ma la presenza reale di Gesù è reale per lui. Cioè non è che dice, sì, vabbè, qua c'è l'Eucaristia, però intanto io. No, no. Spendere il mio sacerdozio nel badare a Gesù, cioè io userò il mio sacerdozio, i miei giovani anni di sacerdote, che potrei fare mille cose, potrei predicare, potrei correre, potrei salire e scendere, non dormire mai, non mangiare mai, e confessare, catechizzare, e amministrare sacramenti, fare mille cose, io li userò per badare a Gesù. Badare a Gesù. Attenti al termine, badare a Gesù. In quelle necessità che la vita del tabernacolo gli ha creato. Questo è un programma di vita. Veramente. Tu perché sei prete? Domani risponde, io sono prete per badare a Gesù in quelle necessità che la vita del tabernacolo gli ha creato. Gesù, nell'Eucaristia, vive una vita del tabernacolo, perché sta dentro il tabernacolo. Bene, allora, che necessità ha Gesù nel tabernacolo? Gesù nel tabernacolo ha delle necessità? Non ci siamo mai chiesti, probabilmente. Quali sono le necessità di Gesù nel tabernacolo? Quando Gesù viveva sulla terra, aveva necessità di mangiare, di bere, di dormire, no? Di lavarsi, di... Ok, aveva delle necessità molto concrete. Adesso Gesù è presente sacramentalmente nell'Eucaristia, che è custodita nel tabernacolo. Una presenza vera, reale e sostanziale. Esattamente come quando era qui sulla terra, no? È una presenza vera, reale e sostanziale. Cioè lì c'è Gesù. Non è che è un ricordo, un simbolo, un segno. No, lì c'è Gesù, veramente, realmente e sostanzialmente presente. Ok? Bene. San Manuel dice, allora se lì c'è Gesù, avrà delle necessità. Come chiunque di noi, nel momento in cui è lì, in quel luogo, ha delle necessità. Quando sono al lavoro ho delle necessità, quando sono a casa ho delle necessità, quando sto dormendo ho delle necessità di coprirmi, di stare al caldo, no? Ecco, benissimo. Gesù nel tabernacolo che necessità? Vediamole, le abbiamo appena lette, adesso le vediamo e le commentiamo. Primo, essere alimentato dal mio amore. Questa è la necessità, la prima necessità di Gesù. Io mangio pasta asciutta, pane, carne, verdura e frutta. Gesù invece viene alimentato dal mio amore. Gesù si nutre con il mio amore.
Il mio amore è fondamentale per nutrire Gesù. Potremmo dire per non far, tra virgolette, no? Per non far morire di fame Gesù, chiuse le virgolette, noi dobbiamo dargli il nostro amore. Capite? Quindi la prima necessità di Gesù è essere nutrito con il mio amore. Prima necessità. Seconda necessità. Gesù ha freddo. Che tipo di freddo è questo? Il freddo della solitudine. Benissimo. Seconda necessità, essere riscaldato con la mia presenza. Io vado a letto e mi devo riscaldare con la coperta, col calorifero. Gesù ha bisogno della mia presenza per essere riscaldato. Quindi ha bisogno del mio amore per essere nutrito e ha bisogno della mia presenza per essere riscaldato. Terza necessità. Quindi devo andare lì, quindi ci devo stare. No? Bene. Terza necessità. Intrattenerlo con la mia conversazione. E Gesù vuole parlare. Tutti parliamo. E perché Gesù non deve parlare? Gesù ci vuole parlare. Vuole intrattenersi con noi? Vuole stare con noi? No, certo. Gesù vuole stare con noi, vuole parlare con noi. Come fa ogni amico? Ma qual è il desiderio di una persona che veramente ci ama? Diciamo questa cosa. Una persona che veramente ci ama. Voi, penso che tutti voi, tutti noi, nella nostra vita almeno una volta abbiamo amato qualcuno, no? E io spero che anche adesso, a me verrebbe da dire tutti noi, ma se non tutti, la stragrande maggioranza, mi auguro, sta amando qualcuno veramente, no? Quindi o ha amato o sta amando, oppure ha amato e sta amando, va bene. Però tutti abbiamo un'esperienza breve o lunga, che sia passata o presente, dell'amare, no? Bene. Quando si ama qualcuno, ma quando si ama veramente, non secondo il lo stile che c'è oggi, no? Del cuore batti cuore, non è quella roba lì. Quindi quando si ama veramente qualcuno, qual è il desiderio, l'unico vero desiderio che si ha? Stare con la persona amata. Questo uno, chi ama ha questo desiderio. Qual è la vera unica sofferenza che prova chi ama? Essere separato, essere separata dalla persona amata. Questa è la vera sofferenza. Tutto il resto è sopportabile, tutto il resto si va oltre, tutto il resto si supera. Ma essere separati dalla persona amata è terribile. Bene. Allora, chi ama veramente? Non gli interessa niente di cosa si fa, di dove si va, di dove si sta. Non gli interessa. Facciamo quello che vuoi. Andiamo dove vuoi, stiamo dove vuoi, ciò che conta è che stiamo insieme. Questo prova, questo pensa, questo desidera, questo brama, questo cerca, questo vuole, solo questo vuole chi ama veramente. Quindi non si metterà mai a bisticciare sul andiamo di qui, andiamo di là, facciamo questo, facciamo quello, facciamo quello. Non interessa, ma fai quello che vuoi. Vuoi andare in montagna, andiamo in montagna. Vuoi andare al mare, andiamo al mare. Vuoi andare al lago, andiamo al lago. Vuoi andare a Polo Nord con le foche monache, andiamo a Polo Nord. Vuoi andare a caccia dei pinguini per fargli le foto a 500 gradi sotto 300, no, 500 un po' troppo, comunque 30 gradi sotto zero. Va bene, andiamo a Polo Nord. Io ho un freddo terribile, ma comunque andiamo a Polo Nord. Non mi interessa. No, io preferisco andare all'equatore a vedere gli elefanti. Andiamo all'equatore a vedere gli elefanti. Non mi interessa. Andiamo dove vuoi, facciamo quello che vuoi, stiamo dove vuoi, non vuoi uscire, vuoi stare a casa, benissimo. Non mi interessa. Quello che conta è che stiamo insieme. Perché? Perché io mi nutro del tuo amore, io mi riscaldo con la tua presenza,
e io mi intrattengo con la tua conversazione. Quello che conta è poter stare con te, per nutrirmi, per riscaldarmi, per intrattenermi, perché solo con chi amo e mi ama veramente c'è una vera conversazione, c'è un vero intrattenimento, perché ci si intende, perché c'è la complicità, perché ci si capisce con uno sguardo, perché si sta bene insieme, capito? Si sta bene insieme. Quando si sta con la persona amata, si sta bene insieme, che non vuol dire che non c'è mai, come dire, magari qualche battibecco, no? Qualche cosa, ma è normale, va bene. Però è quella cosa che supera tutto poi alla fine, no? Non so come spiegarlo in un altro modo, io non ho altre parole, io spero di essere riuscito a farvi capire quello che ho in testa, no? Quello che ho in cuore. E Gesù è così, Gesù ti dice, a me non interessa, ma a me quello che interessa è che stai qui con me, a me quello che interessa è che stiamo insieme, a me quello che interessa è che tu mi vieni a raccontare le tue cosine, che mi parli delle tue cosine, che mi vieni a dire che sono il primo a cui racconti i tuoi successi, che sono il primo da cui vai quando soffri, che sono il primo a cui vai quando racconti i tuoi desideri che non puoi raccontare a nessuno perché hai paura di essere preso in giro, che sono il primo, ecco, questo mi interessa. Poi cosa vuoi che mi interessi, che vai di qui, che vai di là, che fai questo, che fai quello, fai quello che vuoi, ma facciamolo insieme, stiamo insieme in tutto quello che facciamo. Devi cucinare, devi ballare, devi danzare, devi andare a fare lo sport, devi correre, devi nuotare, devi sciare, devi lavorare, devi dormire. Ma intanto siamo uniti, uno per l'altro, uno nell'altro. Questa è l'Eucaristia, questa è l'Eucaristia. Ecco perché Gesù ha pensato qualcosa che poi viene mangiato. Perché poi il momento sommo, culminante di questa necessità, certo, c'è una necessità radicale. Mi permetto di dire ontologica, magari qualcuno storce il naso, ma credo che adesso spiegando potete capirmi cosa voglio dire. Una necessità talmente radicale che è una necessità ontologica per Gesù. Quale? Essere un tutt'uno con te e quindi essere mangiato da te, diventare te e tu lui, uno parte dell'altro. Questa è proprio una fusione, dove non si perde l'identità dell'uno e l'identità dell'altro, non si perde, rimane, ma si uniscono. E quindi Gesù nel tabernacolo, certo, per tutto quello che stiamo dicendo, e poi il punto finale è ricevimi. Nutriamoci uno dell'altro. Riscaldiamoci uno con l'altro. Quarta necessità, difenderlo contro l'abbandono e l'ingratitudine. Come ogni amico ha bisogno di essere difeso. Un amico, un amante, difende la propria amata, il proprio amico. Lo difende da che cosa? Da tutto. Da tutto. E da tutti. Tutti coloro che gli vogliono fare del male e tutto ciò che gli può fare del male. L'amato difende l'amata, l'amico difende l'amico, da tutto, da qualunque cosa, può essere una minaccia. L'amico non permetterà mai che il proprio amico possa essere attaccato. L'amico difende a costo della sua vita. Ecco perché Gesù dice: non c'è amore più grande di questo, della vita per i propri amici. Ricordate? E Gesù bisogna essere difeso da che cosa? Dall'abbandono e dall'ingratitudine. In che modo? Col contrario, standoli con lui ed essendogli grati. Quinto,
procurare sollievo al suo cuore con i sacrifici. Quindi vuol dire imparare a fare un po' di penitenze. Non serve fare grandi cose, le piccole cose, quelle ordinarie di tutti i giorni, e sono quelle che ci costano di più, piccoli sacrifici, però fatti per dare sollievo al suo cuore. Questo lo faccio in onore del cuore eucaristico di Gesù. Questo è per dare sollievo al cuore eucaristico di Gesù. Poi, servigli da piedi per portarlo dove lo desiderano. Sesto, Gesù, ti porto io. Io ti porto dove ti vogliono. Quindi il sacerdote che porta l'Eucaristia, ad esempio, agli ammalati. O il sacerdote che porta l'insegnamento di amare Gesù, di far scoprire Gesù Eucaristia a tutti coloro che lo vogliono. Poi, da mani per dare l'elemosina al suo nome anche a coloro che non lo amano. Quindi veramente dare aiuto anche a chi non ama Gesù. Da bocca per parlare di lui e consolare per suo mezzo. E gridare a suo favore quando si impegnano a non sentirlo, fino a quando lo ascoltino e lo seguono. Quindi questa è un'altra necessità. Dare la nostra bocca a Gesù per parlare di lui, per consolare. Quanto c'è bisogno di consolazione oggi. Essere noi quella mano, quella voce, quello sguardo, quel sorriso consolatorio per coloro che il Signore ci fa incontrare. Esattamente come farebbe lui, esattamente come fa lui, esattamente come ha fatto lui nel Vangelo. Ed ecco che scrive: che bel sacerdozio. Sì, è certo, questo è un sacerdozio bellissimo, bellissimo. Capite che San Manuel ha scoperto il vero modo di essere sacerdoti, che non è correre di qua, correre di là, saltare come le pulci, ma è vivere esattamente così. Perché poi vedremo, vivendo così, cosa succede, che non è che la storia finisce qui, qui comincia e poi vedremo cosa succede. E poi dice: e se non accettano la mia amicizia perché li porta lui, è vero, perché purtroppo, questo mi fermo perché lo vorrei affrontare domani con quello che viene dopo, no? Quando Gesù dice con quello che quella sulla porta, no? Tenere aperta almeno una porta, lui quella del mio cuore o quella del suo. Cioè, capite, il concetto di fondo è: quando un sacerdote vive così, è chiaro che ci saranno persone che non accettano la sua amicizia. Perché? Perché sentono che quel sacerdote riporta Gesù. E ci sono persone che non vogliono andare da Gesù. Dicono: no, io voglio essere tuo amico, in modo molto umano, ma non voglio che tu mi porti a Gesù. No, ma non posso. Non posso non portarti a Gesù. No, allora non ti voglio come amico. Va bene. Non voglio la tua amicizia. Va bene. Non voglio i tuoi soldi. Non voglio niente da te, perché tu alla fine mi metti a nudo la coscienza per farmi vedere i miei peccati e portarmi dal Signore. E io questo non lo voglio. Quindi ti abbandono. Guardate che ci sono questi casi. Io adesso non posso stare qui a raccontarvi fatti, ma vi assicuro che ci sono moltissimi di questi casi. Gravissimi casi del genere, che veramente molto molto brutti, di persone che si rivoltano contro il sacerdote per una ragione sola, perché quel sacerdote, quell'amicizia li porta al Signore, e allora dicono: no, io non la voglio più. E quindi abbandonano quel parroco, abbandonano quel viceparroco, abbandonano quel rettore, abbandonano quel sacerdote, perché quell'amicizia li costringerebbe a fare verità dentro di sé, a mettere chiarezza dentro di sé, a cambiare vita, e siccome loro non vogliono, quindi lo abbandonano. Siccome lui porta Gesù e loro non vogliono Gesù, quindi abbandonano Gesù e abbandonano anche lui. Anzi, poiché hanno abbandonato Gesù, quindi abbandonano anche il sacerdote. E lui dice: non importa, sempre
A Gesù e a me resterà la consolazione di tenere aperta almeno una porta. Possono chiudermi tutte le porte che vogliono, tutti i cuori possono chiudersi, benissimo. Ma una porta resterà sempre aperta. Lui quella del mio cuore e io quella del suo. Il mio cuore, la porta del mio cuore sarà sempre aperta per Gesù. E io so che se anche tutte le porte di tutti i cuori che conosco dovessero chiudersi per me, una porta non si chiuderà mai per me. Ed è la porta del cuore di Gesù. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, e auguro a tutti voi una santa settimana santa.